Siamo con Casalone, il protagonista assoluto di questa sfida. Ha tenuto inviolata la prima porta per un tempo e mezzo, possiamo dire, è stato eccezionale in alcuni suoi interventi. Insomma, possiamo dire che è andato tutto quanto per il verso giusto per la propria squadra, per la tua squadra. La Rapido Latina non è riuscita mai a far male per un tempo, poi è ritornata in partita, ma a quel punto era troppo tardi. Sì, io penso quello, sono d'accordo con te. Abbiamo tenuto il risultato sullo zero per un tempo e mezzo, quindi è una cosa positiva. Il gol è arrivato prima per noi e anche rompere le marcature per primi è una cosa molto buona. Per noi si è messa la gara, diciamo, in discesa. Il primo gol. Diciamo che non è fatto rimpiangere per nulla l'assenza del portiere titolare che si è fatto male nel corso della spedizione in Kuwait. Siete stati chirurgici tutte le volte che siete andati in avanti, avete sempre fatto male alla difesa del Rapido. Avete provato questi schemi in tutta la settimana, immagino. Sì, noi lavoriamo molto, ma come tutte le squadre, lavoriamo molto sugli schemi, sui palle da fermo, su qualche giocata. Il mister ci fa lavorare tanto e queste cose poi in campo al sabato si vedono, in questo caso alla domenica. A questo punto possiamo dire che i vostri obiettivi sicuramente diventano quelli che erano all'inizio stagione, ovvero sia quello di tentare la scalata al titolo, possiamo dirlo? Gli obiettivi penso che per tutte le squadre siano di fare il meglio possibile con le proprie condizioni, cioè nelle proprie condizioni. E noi sicuramente siamo una squadra ambiziosa, e la società è una società ambiziosa, e ci speriamo, lavoriamo tanto per questo. E quindi perché no, ci crediamo. Poi ci sono molte squadre forti quest'anno, molte squadre, quindi ci sarà da faticare. Ok, grazie. Tiago Polito, allenatore portoghese per il primo anno, possiamo dire, allenatore dell'Assi Calcio a 5. È stata una domenica perfetta da parte della tua squadra. Siete stati lucidi ed efficaci in zona gol, invece in difesa siete stati, fino a che la partita era ancora, insomma, in gioco, molto molto concentrati e molto attenti. Diciamo che a livello di risultato sì, volevamo vincere e l'abbiamo fatto. A livello di prestazione, che per me è una cosa talmente importante come risultato, non sono molto d'accordo con te, nel senso che in due momenti della partita, in due momenti di gioco non siamo stati bravi a farli. Posso parlare del 4 contro 4 in un possesso palla, dove dobbiamo aumentare i tempi di possesso e non abbiamo avuto criterio e geometria nella forma di attaccare della nostra squadra. Quella è una cosa da migliorare tanto. Poi a livello difensivo, portiamo movimento, non possiamo dire che siamo stati brillanti, perché sinceramente no, infatti, non abbiamo fatto bene. Infatti stavo arrivando proprio lì sul risultato di 5-0, risultato acquisito. Probabilmente c'è stato un calo di tensione da parte della tua squadra dal punto di vista probabilmente agonistico, forse pensavate di aver vinto già la partita. No, io non credo, io ho visto ragazzi impegnati, ragazzi con la voglia di fare bene anche in quello senso, era uno dei nostri obiettivi, fare bene quella fase di gioco. Non l'abbiamo fatta, siamo tanto dispiaciuti, anche perché abbiamo preso 4 reti, no, non va bene chiaramente. È una cosa da costruire e da migliorare. La cosa positiva chiaramente è il risultato, l'impegno che i giocatori hanno messo, e a livello competitivo siamo stati a livello agonistico molto 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 concreti, bene. Quella è una cosa positiva da togliere in ottica futura. Grazie. Vinicius Bacaro, una partita davvero molto sfortunata da parte della tua squadra, insomma sono andate storte diverse cose, soprattutto nel primo tempo avete prodotto molte occasioni da gol, la palla non entrava perché c'era dall'altra parte un fenomeno in porta, e poi tutte le volte che invece avete subito occasioni avete subito gol. Beh, il portiere sta in porta proprio per quello, non penso che lui abbia fatto nient'altro che il suo lavoro. Se vogliamo mettere che è solo un episodio di fortuna o sfortuna, sì, forse ci dà un po' più di speranze per le prossime partite, però io non credo soltanto alla fortuna e alla sfortuna, penso che abbiamo commesso tanti errori, abbiamo anche portato loro a tirare e a segnare nel primo tempo soprattutto, anche se hanno prodotto poco o hanno prodotto nella stessa maniera di quello che abbiamo prodotto noi. Il problema è che la differenza sta proprio lì, negli errori che tu commetti e nelle palle che loro riescono a mettere dentro, che ripeto, già sono, è la quarta partita, la quarta sconfitta, dove i piccoli errori vengono ci costano tanto. È da farci qualche domanda in più per vedere se è soltanto una questione di fortuna o sfortuna o se c'è un errore di base, un errore sotto che provoca queste opportunità poche o tante, oppure una squadra di una qualità in più, una squadra di vertice come l'Asti, come l'Acqua e Savone,
e tante altre, e hanno bisogno di poche opportunità per chiudere una partita, e noi probabilmente abbiamo bisogno di tante altre opportunità perché non riusciamo a metterla dentro. E penso che questa è la chiave di lettura, però questa è la mia opinione, probabilmente non sarà quella giusta, ma